Ben ritrovati in studio per la pagina sportiva. Iniziamo con un'anticipazione della nuova puntata di Bianco Blu. Lanciamo insieme l'hashtag Vinciamola Insieme contro ovviamente il coronavirus. Quest'oggi abbiamo pensato di fare una cosa un po' diversa, perché chiaramente non parlando dell'attualità volevamo tornare un po' su alcune partite del passato che ci hanno un po' entusiasmato. E allora ognuno di noi ha cercato di ritrovare una sua partita. Ecco, a proposito di questo, a proposito del momento che stiamo vivendo e che tutti ben sappiamo, la Probata ha fatto anche un bel video con tutti in testa alla presidentessa, con tutti i giocatori, che possiamo anche vedere, l'avrete visto, per le donazioni all'ospedale di Busto. Iniziata la partita più difficile, ragazzi. Preparatevi bene e scendiamo in campo con medici e infermieri. Stiamo a casa. Vai Paolo, tocca a te. Chiudiamo la porta. Vai Ange. Imposta l'azione, batti. Lomba. Abbassati e giocala. Allargati, Buffet. Non farlo passare, Ivo. Salta di testa, compa. Attento al pressing, Moli. Subiti verticale, spizzi. Smarcati, Cotta. È tuo, Gio. Appoggio, Tiriti. Anche noi, la Propada, siamo al fianco dell'ospedale di Busto. Padrino, tocca a te. Gioca la palle. Sei solo, Roberto. Guarda Pippo. Taglia Pippo, è tua. Punta l'uomo, Pedo. Davide, giocala in fascia. Copri la Mase. Crossala Leo. In profondità, Edo. Santa Loari. Fa la sponda, Sean. Pizza la Mastro. Vai dentro, Beppe. Devo ancora segnare il gol più bello. Facciamolo insieme. È una grande sfida. È la più impegnativa. Non siete soli, siamo con voi. Possiamo vincerla insieme. Da un'anticipazione all'altra, ora appunto vi presentiamo la nuova puntata di Mondo Galoppo. Io sono nato in quella zona, nella zona dell'ippodromo, e quindi dopo una... andavo a vedere il Milan, poi dopo di colpo ho scoperto le corse e ho cambiato prospettiva sportiva, almeno come spettatore. E ho iniziato ad andare alle corse nel 1977, rigorosamente scavalcando il muretto, il muro di cinta per entrare gratis e investire nelle scommesse da 500 lire della tribuna secondaria i pochi soldi che avevo in tasca. Scusate. E a quei tempi, proprio quando correva Sirlad, c'era stata l'esplosione di Sirlad, questo straordinario campione che venne, ma anche giustamente, paragonato a Ribò, perché finché il suo fisico glielo consentì fu una macchina da corsa terrificante. Poi purtroppo ebbe due grossi problemi, prima un infortunio che gli impedì di andare a correre le King George, e poi invece quello più molto più grave, un problemi respiratori che misero fine alla carriera italiana di questo straordinario animale, che poi fu venduto in America, dove fu trattato probabilmente con l'ASIC, che da noi non era permesso, e ritornò grande, tanto da arrivare quasi a battere a Firmat, che era un campione straordinario. Il mio ricordo parte da lì, purtroppo l'attuale punto d'arrivo è ben lontano da quei momenti, e San Siro ha vissuto delle stagioni straordinarie almeno fino alla fine degli anni 90. Io credo che il canto del cigno di San Siro, quel San Siro glorioso, sia stato Falbrava. Falbrava ha vinto il Milano nel 2002, mi pare, e da allora l'Ippica, che contemporaneamente stava per essere gestita politicamente in maniera sciagurata, iniziò un lento declino. Il Milano di adesso è quella conferma, però resta sempre un ippodromo straordinario, in un posto straordinario, con una pista straordinaria, e non è un luogo comune dire che quella di San Siro è la pista più bella del mondo, è sicuramente la più selettiva, dove veramente non è possibile fingere. E questo, ogni volta che entro a San Siro, anche se le cose sono cambiate, la gente è cambiata, l'atmosfera è cambiata, però mi rimane così, mi rimangono nel cervello quelle immagini, le tante immagini di momenti splendidi che ho vissuto. I primi, appunto, come dicevo, sono quelli legati a un animale straordinario, che era Sirlad.
Anche con la pagina sportiva abbiamo dunque terminato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento insieme a Rete 55 e mi raccomando, restate a casa. Arrivederci.